La procura ungherese ha chiesto 11 anni di carcere per Ilaria Salis, l'insegnante italiana detenuta per avere partecipato agli scontri con i neonazisti europei dell'11 febbraio 2023. La militante antifascista milanese 39enne all'apertura del processo oggi a Budapest si è dichiarata non colpevole. Salis è comparsa in aula in catene con manette ai polsi, piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti. Stando al racconto dell'ANSA, presente all'udienza a Budapest, una donna delle forze di sicurezza ungheresi la trascinava per la catena. La donna da circa metà febbraio è in prigione, è costretta a vivere in una situazione pietosa e disumana. Sulla vicenda è intervenuto il ministro degli esteri Tajani, chiedendo al governo ungherese di vigilare e di intervenire affinché vengano rispettati i diritti della cittadina italiana. Il vice premier ha dato disposizione al segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia, di convocare l'ambasciatore ungherese a Roma per un passo di protesta per le condizioni di detenzione della cittadina italiana. Parallelamente, domani l'ambasciatore d'Italia in Ungheria effettuerà un passaggio presso le autorità ungheresi. Ilaria Salis dovrà rispondere di tentato omicidio colposo in concorso, si è vista negare la revoca per la custodia cautelare per il presunto pericolo di fuga. Il processo è aggiornato al 24 maggio.